Sentiamo Minzolini, perché tu hai detto che Berlusconi conosce bene la politica, Minzolini conosce bene Berlusconi, quindi io voglio sapere, per esempio, io personalmente, per quel poco lo conosco io, penso che farebbe molta fatica a lasciare il posto a un altro esponente di centrodestra, perché lui considera il centrodestra sostanzialmente il suo regno, quindi io penso che non sarebbe semplicissimo per Berlusconi fare un passo indietro a favore di uno suo. Io sono d'accordo con Antonio sul fatto che sarà Berlusconi a decidere se poi scendere in campo o meno. Ed è una cosa che probabilmente noi non sapremo prima della quarta votazione. Ah, quindi se arriva in aula con Berlusconi, dici tu? No, nel senso che alla vigilia deciderà, nel senso, poi deciderà se scendere in campo la quarta, ma non credo che ad esempio la questione si risolva o si sciolga nella prima, nella seconda e nella terza. Quindi diciamo, secondo me il canovaccio è abbastanza chiaro. Secondo me, ti posso dire, il problema non è che c'è l'entusiasmo o no, come diceva Antonio, e c'è un problema di fondo, nel senso che si è ricreata un'atmosfera che è quella che è, ma posso dirti, è purtroppo, lo dico perché sotto certi aspetti uno pensa sempre che il paese dovrebbe andare avanti, cioè passato il Covid ritorniamo a io stamattina ho fatto straordinario, siamo tornati a parlare del 74 stamattina con Gianni Barbacetto, quindi per dire che proprio, siamo tornati su tutti i grandi temi di una volta, diciamo. Sì, ma nel senso, cioè, è passato tanto tempo, cioè, c'è stato internet, c'è stato il Covid e tutto il resto, vabbè, comunque, detto questo, quindi io credo che poi nel paese tutta questa cosa qui che noi vediamo ce n'è ben poca. Quello che io penso e spero è che se dovesse scendere, se per caso perde, e perde diciamo perché mancherà qualcuno all'appello del centrodestra, allora a quel punto credo che si creerà un problema nel centrodestra grosso. Cioè, se Berlusconi è candidato, il centrodestra non è compatto, rischierà deflagrazione il centrodestra, dici tu. Ma guarda, bene o male possiamo fare il paragone con la vicenda Prodi. Quando finisce il centrosinistra? Con i 101 che di fatto i franchi tiratori che di fatto fecero, diciamo, silurarono la candidatura di Prodi. Se invece andrà in aula e non avrà quei voti, diciamo, che dovrebbero venire da altre parti, cioè nel senso non è scusa, un dramma. Augusto, io penso, ma lui ci crede davvero? Perché sai che Berlusconi è un uomo dalle tante, a me è una persona molto vicina a lui, l'altro giorno mi ha detto, beh, quante volte abbiamo pensato noi vicini a lui che facesse, che, insomma, che le sue imprese fossero impossibili, e quante volte ha dimostrato che invece ce la poteva fare, no? È l'uomo del rinascimento. L'ha scritto Berlusconi. Anche Marco Travaglio, mi sembra, una cosa del genere, anzi ha fatto l'elenco di tutte le, diciamo, i momenti in cui dicevo ma no, ma non succede, ma non va, e invece pare che è successo. Ce l'abbiamo il predellino. Da questo punto di vista io non darei per scontato adesso i numeri, anche perché, diciamoci la verità, questo è un Parlamento in cui c'è una grande palude tra ex di gruppi o meno, un misto che di 100, di fatto ci sono 100 persone che stanno in quest'area del misto, che quindi non sai neanche, diciamo, come interpretare, ed è un partito, come il più grande partito che è presente, cioè quello del Movimento 5 Stelle, che è diviso, cioè ha orientamenti diversi. Allora, ora ci arriviamo a questo tema, perché una delle cose che circola tra i retroscenisti, sì, i tuoi seguaci, è che in realtà poi dentro i partiti, dal PD ai 5 Stelle, c'è chi ce l'ha moltissimo con le nuove leadership, e quindi potrebbe usare questa cosa di Berlusconi come Armageddon. Ma vediamo solo un momento.